Buongiorno. Bene, oggi prepariamo le mezze maniche alla gricia, un piatto tipico di Amatrice. Abbiamo bisogno di pecorino grattugiato, pepe, guanciale, mi raccomando, il guanciale. Vabbè, se non ce l'avete, avete la pancetta, però non è la stessa cosa, ci vuole il guanciale. Abbiamo messo a bollire dell'acqua salata, non troppo, perché metteremo del pecorino che è già abbastanza saporito. E le nostre mezze maniche che vengono direttamente da Amatrice. Vabbè, se non avete questo, usate altre mezze maniche, va bene uguale, mezze maniche, spaghetti. Spaghetti e mezze maniche sono quelle che risultano meglio con la gricia. Benissimo. Cominciamo col far scaldare la nostra padella. E possiamo già mettere in cottura le nostre mezze maniche. È un piatto molto veloce, quindi abbiamo bisogno di poco tempo per farlo. Ci prepariamo anche, qui metteremo il guanciale che andremo a mettere sopra, bello croccante. La nostra padella sta scaldando, mettiamo in cottura le mezze maniche. Il nostro attrezzino per scolare la pasta. Facciamo riprendere il bollore. Ok, bene, abbiamo scoticato il guanciale, la nostra padella è calda, la abbassiamo, tagliamo il guanciale. Non siate avari perché il condimento è tutto lì. Ok? Benissimo. Questo è un piatto buonissimo, molto saporito. È nella tradizione amatriciana, nella nostra cara città di Amatrice. Speriamo possiamo come ad essere quello che amo. Benissimo, il guanciale deve sciogliersi piano piano, quindi mettiamo un po' basso, deve diventare trasparente, deve tirare fuori il suo grasso e andrà a condire la nostra pasta. Mettiamo un altro pochino. Buongiorno Vittorio. Ecco qui. Buongiorno Alessandro. Bene ragazzi, immagino che abbiate fame a quest'ora. Che dispettosa Roberta, eccoci. Ciao Salvatore, facciamo un po' di compagnia. Purtroppo ci è consentito solo farla così in questo momento, però forza e coraggio. Eccola qua, vedete? Si sta sciogliendo piano piano il grassetto. Ancora un po', deve diventare bella croccante.
quindi come vedete è un piatto che ci vuole poco a prepararlo, il tempo che vuole l'acqua, cuoce la pasta e ci siamo. Ora la cosa importante sarà la mantecatura, andiamo a vedere come si svolgerà la mantecatura, ok? Bene. Qua, un pochino. Mettiamo qua, basta, quindi basta che mettere un po', finita. Ciao Mauro, facciamo compagnia anche oggi. Si sente come sfrigola, eh? Ciao Nicolas, buongiorno anche a te da Roma. Siamo, eh? Eccola qua, guardate, vedete? Mi ha tirato fuori il grassetto e questo sarà quello che andrà a dar sapore alla nostra pasta. Ancora un po', deve diventare praticamente trasparente. Così, eh? Un piatto molto buono e anche la matriciana. La matriciana viene sempre con la base del guanciale, però a Roma ci mettiamo un pochino di cipolla, alla matrice no. Però io personalmente la gradisco con la cipolla, è molto buona. Col pomodoro pelato, pecorino soprattutto e un po' di peperoncino per la matriciana. E poi c'è la regina in assoluto, la carbonara. La prossima volta faremo un bel piatto di carbonara, è il piatto preferito dal mio ragazzone, da mio figlio. Pensate che ha imparato a farsi da che era piccolino, quanto gli piaceva. Ecco qua, ci siamo, vedete? Guardate, che spettacolo! Qui, bene, vediamo, basta, non ci sta. Poi faremo come abbiamo fatto con gli spaghetti all'assassina. Cioè, gli spaghetti all'assassina li abbiamo cotti direttamente in padella. Questa volta avremo una precottura della pasta, poi termineremo la cottura in padella insieme al nostro condimento. In questo modo assorbirà bene tutto il sapore. Il nostro guanciale è pronto, eccolo qua, vedete? Adesso lo toglieremo un pochino da mettere sopra, metteremo sopra al nostro piatto, lo lasciamo bello nel campo. Questo andrà a guarnire il piatto dopo. Benissimo. Ci siamo, eh? Ancora un paio di minuti e poi procederemo alla mantecatura. Ok? Avete qualche domanda? Volete sapere qualcosa che vi interessa riguardo al piatto? Fate pure. Nel frattempo aspettiamo che cuoce la pasta. Niente, non mi chiedete niente. Va bene, vedete, sono stata abbastanza esaustiva. Eccoci. Accendiamo il nostro fornello. Adesso metteremo prima la nostra pasta nel guanciale e la faremo rosolare un po' con il guanciale. Poi aggiungeremo un pochino di acqua della pasta, la faremo finire di cuocere. In questo modo prenderà più sapore, ok? Ci siamo. Prendiamo sempre
il nostro prezzino, togliamo la pasta, ok, benissimo. Allora, per mantecare la pasta, come avete notato, io utilizzo delle padelle di alluminio. Perché? Perché l'alluminio riesce ad irradiare perfettamente il calore su tutta la superficie. E non si piace, se non è buono. Vi posso assicurare che saltare la pasta con la padella di alluminio e con la padella normale c'è una bella differenza. Ok? Ok. Possiamo mettere un pochino di acqua della pasta, e andremo a risottare, come si può dire, la nostra pasta. Bene. Allora, Roberta, una cortesia, quando vuoi può fare risotto alla crema di scampi? Mi salvo di ok, va bene. Vedremo di fare anche risotto alla crema di scampi, sicuramente. Adesso ho una intenzione, visto che è ferito di carciofi, ho preso un bel po' di carciofi, di fare un pochino di ricette con i carciofi, che sono anche molto buoni. Faremo dei ravioli, una lasagna, una quiche, così, okay. La pasta è scritta, facciamo la cuocere bene, e poi, come vi dicevo, anche altri piatti con riso ho intenzione di fare, devo rifare quella con il sartù che non mi è venuto bene il video, infatti l'ho cancellato, quindi rifarò il sartù con le polpettine al sugo. Un giorno di questi facciamo anche un bel risottino alla pescatore. Poi che cosa altro possiamo fare? I piatti ce ne sono un'infinità, quindi avremo modo di fare altre ricette. Mettiamo un pochino di pepe, non tanto perché già c'era sul guanciale, perfetto, e poi faremo anche, che ne dite, anche di una bella cacio e pepe, vedremo come si fa, è un piatto molto semplice ma non risulta facile, non è molto facile. Ciao Alberto, ciao Claudia, grazie. Eccoci, Allora, vi dicevo, la differenza tra il guanciale e la pancetta. Sono due parti dell'animale differenti, il guanciale e questa parte qua, come dice la parola stessa, guanciale. La pancetta qua è di pescatore, è la pancetta, la parte della pancia. Ma la differenza sostanziale sta nel fatto che il guanciale è molto più dolce, meno salato. Ha quella parte di grasso che sciogliendo dà sapore al nostro piatto. Ok? Ecco perché. Però se avete anche la pancetta, perché si parla anche della pancetta, non vi preoccupate. Quasi quasi ci siamo. Ci siamo
Ancora di tocca al dente, il trombolino, okay. Benissimo, ok, a questo punto spegnete il fuoco, ciao Salvatore! Grazie. Allora, abbiamo spinto il fuoco, abbiamo messo un pochino di acqua e adesso pecorino, ecco qua la fase finale. Spegnete il fuoco, mi raccomando, questa è una cosa che va fatta a fuoco spento. Il calore della pasta fa sciogliere il pecorino. Bella cremosa. Prendiamo il nostro letto, ecco qua la nostra piroffica, mettiamo la nostra pasta, ok, e il guanciale che abbiamo messo da parte. Ciao Lino! Ecco qua. Ecco fatto. Benissimo, ci siamo. Ecco qui. Oh, iniziate a vari. Benissimo. Ecco qua ragazzi, la pasta è pronta. Fantastica. Grazie dell'attenzione e alla prossima ricettina. Buon sabato e buona domenica a tutti. Un bacio, un abbraccio a tutti quanti. Buona giornata.